La Romania ammette che pezzi di un drone russo sono caduti sul suo territorio. Lanciati contro un porto ucraino sul Danubio che scorre al confine con l'Ucraina. La conferma è venuta dal Ministero della Difesa rumena. Angel Tilvar, che ha rilasciato una dichiarazione all'affiliata della CNN. Durante una visita oggi nell'area. Negli ultimi giorni, il Ministero della Difesa Bucarest aveva negato la notizia di pezzi droni russi trovati sulla banca rumena del Danubio. Tilvar ha confermato, parlando con Antena 3, The Discovery dei pezzi droni. Dopo negli ultimi giorni sono state condotte attività ricerca nell'area, anche per valutare se gli attacchi condotti dalla Russia contro gli obiettivi sulla banca ucraina del Danubio costituiscono un vero e proprio paraminaccia, ma ha assicurato iniziare i contatti con le autorità locali per affrontare i timori un possibile contagio del conflitto ucraino. Il ministro ha spiegato che i pezzi, che ora sono analizzati dai militari, sono stati trovati vicino al villaggio di Plaur. Confermo che le parti trovate in questa regione potrebbero provenire da un drone. Ha detto durante la visita al villaggio si trova direttamente di fronte al porto del fiume ucraino di Izmail, collegato più volte dalla Russia negli ultimi giorni. Fu il Ministero degli Esteri ucraino lo scorso lunedì a dire che alcuni droni russi erano caduti nel territorio rumeno, sostenendo di avere le prove, causando la negazione categorica del Ministero della Difesa di Bucarest come membro della NATO. La Romania ha il diritto per appello all'articolo 5 e richiedere supporto agli alleati se sentiva a rischio la sua sovranità o l'integrità territoriale. Anche il presidente Klaus Iohannis aveva negato le dichiarazioni di Kiev. Droni attacchi in Ucraina, una persona è stata uccisa e l'infrastruttura portuale è stata danneggiata. Durante alcuni attacchi, condotta con i droni iraniani dalle forze armate russe sul porto di Izmail sul Danubio, nel sud dell'Ucraina. Questo è stato dichiarato dal governatore dell'Olessa Oleg Olega Telegramma. Le forze russe hanno attaccato il distretto di Izmail nella regione di Odessa per quasi 3 ore con i droni, ha detto Kuiper. Purtroppo, una persona è morta per le lesioni subite in ospedale, ha aggiunto, spiegando che ha lavorato in agricoltura.